È stata presentata questa mattina all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana la nuova struttura di immunologia e allergologia di ASL 5, una risposta importante alla cura delle malattie del sistema immunitario nella nostra provincia. Questo è un centro che hanno voluto la regione, la ASL 5, soprattutto in unione con l'Università di Genova, proprio per dare una risposta ai pazienti, che prevalentemente ovviamente deve interessare i pazienti del Levante, Notte Ligure, del Medio Levante Ligure, con l'obiettivo anche di recuperare notte pazienti che andavano in altre notte regioni, soprattutto la Toscana, qui parliamo la zona di Parma anche. E quindi l'obiettivo principale è quello di costruire un centro che si possa occupare di pazienti che hanno malattie allergologiche e malattie che interessano il sistema immunitario. I primi dati dei primi 6 mesi hanno permesso già di avere oltre 270 pazienti, quindi pazienti, un obiettivo notte di incominciare a recuperare è stato in parte già raggiunto, con anche la novità che molti pazienti che arrivano dalla Toscana e anche in parte dall'Emilia sono venuti notte a essere seguiti presso questo centro, quindi questo indubbiamente rappresenta un elemento importante, perché poi conferma la necessità che c'era di costruire una struttura che poi è di interesse del sistema sanitario regionale. Una nuova struttura che rafforza il ruolo dell'ospedale San Bartolomeo all'interno del sistema sanitario della nostra provincia. Nelle criticità locali che ci sono, che riflettono anche la carenza di specialisti a livello anche nazionale, aver un nuovo immunologo allergologo al San Bartolomeo è molto importante per la nostra provincia, pensiamo anche all'immunoterapia nella terapia oncologica, e la collaborazione con l'università, la capacità anche di attrarre, non solo di bloccare le fughe verso la Toscana, ma di attrarre pazienti dalla Toscana è fondamentale. Poi ricordiamo che ora con l'inserimento di una nuova allergologa io chiederò e ho chiesto anche che possa esserci la costituzione di un centro per riconoscimento per la fibromialgia, in modo tale che i pazienti non debbano andare a Genova. Ricordo ci sono solo 2 centri in Liguria sulla fibromialgia che sono a Genova. Quindi molto importante questo passo in avanti per il territorio, e il San Bartolomeo è un ospedale centrale nella sanità della provincia spezzina. Una struttura che vedrà protagonista un nuovo innesto all'interno della squadra del San Bartolomeo. È il mio primo giorno di lavoro qui, sono veramente felice e onorata, non vedo l'ora di cominciare. E lavorerò per la struttura dipartimentale semplice di allergologia e immunologia clinica, in particolar modo di allergologia, di tutte le malattie allergologiche.